bisogna rassegnarsi al fatto che la poesia debba essere per pochi, cioè, ma come, è come dire la nobiltà deve essere per pochi, l'attenzione deve essere per pochi, la bellezza deve essere per pochi, che discorso è? La bruttezza deve essere per pochi e noi dobbiamo scandalizzarci, se noi non ci scandalizziamo per questa cosa, noi l'accettiamo e non va bene. Al mio paese l'inverno dura migliaia di giornate. Ho 49 anni e ne ho passati almeno 45 nell'inverno. Quasi mezzo secolo, in poche centinaia di metri, esposto come un lenzuolo abbandonato allo stesso vento, alla stessa neve. Io mi chiamo Franco Arminio, sono nato 58 anni fa a Bisacce, in Spine d'Oriente, sull'Appennino tra Puglia, Campania e Basilicata. Ho sempre vissuto nel mio paese, non ho mai pensato di lasciarlo e a un certo punto ho cominciato a viaggiare nei dintorni e questa è la paesologia. Quando ho un po' di tempo vado a vedere che aria tira nei paesi vicini, nell'idea che questi paesi non sono come molti credono, in estinzione, diciamo così, non stanno morendo, in realtà non sono un problema dell'Italia, in realtà questi paesi per me sono una grande risorsa dell'Italia. La paesologia è una forma di attenzione a dei luoghi, cioè ai paesi a cui spesso non danno attenzione nemmeno le persone che ci stanno dentro. Mi è capitato di scrivere in questo paese se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Ecco, la paesologia è il contrario della paesanologia, cioè lo storico locale, quello che si occupa solo del suo paese, del passato del suo paese. Il paesologo tende a occuparsi di tutti i paesi, ma soprattutto del presente e dell'avvenire, appunto con l'idea che questi paesi hanno un avvenire. Popolamento si spiega col fatto che l'Italia non ha avuto mai politiche, diciamo così, di attenzione ai paesi e alle montagne. In maniera abbastanza incredibile l'Italia non riesce a percepirsi come un paese di montagne, perché l'Italia è in gran parte composta da montagne, le Alpi, l'Appennino, e in gran parte composta appunto da paesi. Tuttora moltissima popolazione vive nei paesi. Il modello di sviluppo centrato sull'industria, quindi sulle pianure, sulle coste, è andato in crisi, sarebbe il caso di ripensare questo modello e quindi di riportare un po' di persone appunto sulle Alpi, sull'Appennino. Io credo che comunque questo accadrà, se non lo farà la politica lo faranno le isopare, nel senso che con l'aumento delle temperature inevitabilmente molte popolazioni si torneranno dove stavano, appunto in montagna. C'è un certo ritorno all'agricoltura, alcuni giovani hanno aperto delle aziende, c'è qualche sindaco virtuoso, però nel complesso io non mi sento di indicare dei luoghi molto forti in cui questa tendenza è clamorosamente in atto. Quindi assolutamente il patrimonio edilizio enorme che c'è in questi paesi va utilizzato non come villaggio turistico così appunto un mese all'anno, ma proprio per nuovi residenti che possono essere stranieri, italiani, europei, turisti che vengono a svernare, cioè tante tipologie di persone. I paesi non li salveranno i paesani, ecco. Però io credo che nei prossimi anni proprio è imminente, diciamo, che questa tendenza sarà più palese, ecco. Siamo alla vigilia di un segnale molto più forte di ritorno ai paesi e alle montagne. Il paesaggio italiano è molto bello, questo si sa, ma non è bello solo il paesaggio, quello già celebrato, per esempio il paesaggio toscano. Ci sono una serie di paesaggi, tra virgolette, un po' abbandonati, io li chiamo paesaggi inoperosi, penso all'interno della Sardegna, all'interno della Calabria, alla Basilicata, cioè paesaggi poco urbanizzati, che nell'Italia di 50 anni fa erano paesaggi normali, perché tutta l'Italia era così,
Noi abbiamo la possibilità di arricchire, diciamo così, questa, la collana di perle di questa nazione, semplicemente andando a vedere questi luoghi, che l'esempio più clamoroso appunto è Matera, che nessun italiano pensava fosse un luogo bello, e adesso tutti gli italiani sanno che è un luogo bello. Dove i luoghi hanno qualcosa di arcaico, oggi ci sembrano belli, perché come la modernità è un ferro vecchio, l'arcaico è come se fosse qualcosa di nuovo, perché riemerge. Ecco, e oltre a Matera abbiamo tanti posti in Italia ancora che hanno questa radice arcaica. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.